Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, in questo video volevo assaggiare con voi dei cibi strani americani che io non ho mai assaggiato nella mia vita. Quindi ora cominciamo subito, volevo dirvi lasciare un bel like e iscriverti proprio tu al canale. Cominciamo! La scatola che mi è arrivata è questa. Che cavolo di fa? Va bene, è questa qui, molto enorme. Ora andiamo ad aprire insieme. Allora, qui c'è una specie di carta, la andiamo ad aprire e ci sono tutti i dolci. Ringrazio Deborah che mi ha mandato questo pacco con scritto questo. Grazie mille. Ora cominciamo con i dolci perché voglio provare, sono troppo curiosa. Vabbè, comunque c'è questo, anche questo sacchettino con all'interno altri dolci. Un attimo la scatola da parte e vi faccio vedere tutti i prodotti. Allora cominciamo, vi faccio vedere la marca delle Doritos, se solo questa cosa si levasse. Allora, come primo prodotto vi faccio vedere queste qua, che sono le Doritos alla paprika. Ok, allora poi vi faccio vedere sempre la stessa marca Doritos alla Sweet Chili Pepper al peperoncino. Questa è molto paura di assaggiarle, comunque va bene. Dopo abbiamo questa, che è un mix, che all'interno ci sono un sacchetto di patatine con la maionese. Scusatemi, il ketchup e questo qua. Poi questa cosa mi ha sorpreso molto, ragazzi. Allora, qua dice che cioccolose, cos'è? Delle LOL, quindi devo andarlo subitissimo ad aprirlo. Allora, lo vado ad aprire. Sono molto curiosa. Oddio, ce ne sono molte! Allora, all'interno abbiamo trovato questi sacchettini, con all'interno sicuramente un cioccolato, con anche un regalino, cioè gomma e matita delle LOL. Ok ragazzi, allora ne assaggio uno veloce. Allora, ho sbagliato sicuramente. Oddio raga, così si è presentato in questo modo. Ora lo andiamo ad assaggiare. Va bene. Buono. Molto buono, mi piace. Poi ragazzi andiamo ad assaggiare pure le Doritos al peperoncino. Oh mamma mia. Oh, si presenta in questo modo. Ottime, buonissime. Oh, adesso un retrogusto piccante, molto piccante. Voglio assaggiare. Sono molto curiosa di cosa possa essere, ho molta paura. Penso sia una bevanda, sapete? Allora, lo devo per forza andare a rompere come nella busta. Ok. Raga, è una bibita! Ok. Ma no! Poi abbiamo trovato questo qui che l'ho visto l'ho visto mangiare su TikTok e non so, voglio provare comunque. Se non sbaglio sono tipo dei crisini, dovrebbero essere, con una specie di salsa. Non lo so, ora comunque lo andiamo a provare subito perché sono troppo. Ah, sono dei bastoncini di zucchero, tipo come se fossero caramelle. C'è di fragola, molto buono. Sembra miele, tipo, non so, provo. Paura. Buonissimo, 10 più questo, sono andato. Ottimo, buonissimo. Abbiamo questi M&M's a edizione limitata. Comunque, vado a trovare dopo, niente. Poi questo cioccolato, la crema dovrebbe essere con la crema dentro, non so se vedete. Poi ho trovato questo Nutella, assaggiamo dai, è un brownie, guardate l'incontrario, sto sbriciolando tutto per terra raga, vabbè, questo mi sembra buono, eccolo.
si presenta in questo modo. Andiamo a provarlo. Sa di Nutella ma nel suo tempo cacao, cioè è buono ma non mi fa impazzire. Beh, ragazzi, poi abbiamo trovato questi Cracket Jack, che patatine dovrebbero essere. Ah no, sono in forma pallina, tipo gli originali. Oddio ragazzi, è una cosa gigante così, vabbè. Ok, poi abbiamo i Twix al caramello, penso sia, no? Altri M&M's caramello, sempre Reese's. Non so che cosa, come si pronuncia. Penso sia così, comunque. Ok. Mamma. Abbiamo un altro tipo, come ad esempio questo qua, quello che ho sentito prima e non mi faceva impazzire. Questo qua, sempre la Nutella, nocciola, questo secondo me è molto più buono. Oddio! Questi sono i Quick Milk, Magic Sipper, molto bellissimi. Apro con le forbici, scusate se sono le forbici giganti, ma non posso vendere solo queste. Vado molto veloce perché così, cioè ci sono molte cose. Raga, guardate un po'. Oh. Fa di limone, no di banana, scusate. Ah, buono, fa di banana. Buono. Due cose a volo. Il Lion Black and White. Questo è originale, cioè è nuovo. Poi abbiamo la vetta di contro te, lasciamo stare la figura, va bene. Vabbè, uovetto normale penso sia, della Kinder diciamo. Poi abbiamo il popcorn al caramello. Perfetti. Cioccolato bianco misto Oreo all'interno. Poi i Snickers white. Poi raga, è arrivato. No, non ancora. È arrivato. Wow, cookie, vero cookie con arachidi zuccherati. Zuccherate. No, dai. Wow, guardate un pochettino. Ora andiamo ad aprirlo. Ad aprirlo uno. Aiuto della nostra forbice. Allora, questo ho paura di assaggiarlo perché vabbè, proviamolo comunque. Così. Che sa di nocciola comunque, è molto buono. Niente male. Raga, poi c'è la parte più bella che non so che cosa sia. Raga, Katie Corn, sono dei cereali, ovviamente con il latte, cioè si mette dentro il latte. Oh, sono fatti così, sono troppo belli. È un gatto unicorno. E poi aspettate un attimo, c'è questa bustina, ok, che ho fatto finito. C'è questa bustina che vi faccio pure vedere cosa c'è all'interno. Cominciamo con il primo pacchetto, che abbiamo queste patatine normalissime. Aspettate che... Ah, snack al formaggio, oddio. Vero? E questi, vabbè, possiamo pure provarli dopo, magari, non lo so. Poi abbiamo un chupa chupa a... Non capisco che gusto è. Forse la fragola o la Coca-Cola. Non capisco, forse è uno di questi due gusti. Poi abbiamo questi biscotti Ringo al cioccolato non alla vaniglia. Chili. Ok, poi abbiamo uno dei lupi Alberto. Che okay, vabbè. Belli si nasce. Nasci! Belli si nasce, fighi si diventa. Bellissimo. Poi andiamo a pescare. Oddio, no, queste cose mi piacciono troppo a me. Queste due caramelle tipo vampiro. Non so se avete presente, tipo come si chiama? Vampiro, sì. Ok. Dopo penso come ultima cosa.
Le Goliador, non ho mai provato questi arancioni. Ho molta paura di provarli. Ok, e questo è... Ah no, aspettate, ne ho un'altra. Ah, ce n'è pure un altro? Ok. Ah. Poi abbiamo questo caramella Snickers. Ok ragazzi, ci sono rimasta, cioè, troppo bene, perché non mi aspettavo che mi dava così tante cose e soprattutto buone. E quello che non ho provato ovviamente nel video lo proverò magari dopo, perché sono troppo curiosa, come ad esempio le Doritos alla paprika, non le ho ancora provate, o queste. E niente, quindi assaggerò un sacco di cose. Ringrazio di nuovo Deborah che mi ha portato queste cose. E niente, questo video finisce qui, vi ricordo ancora di lasciare like, iscriverti proprio tu al canale. E niente, ciao!